Chi mi conosce sa quanto nella mia personalissima visione della vita tutto ruoti attorno a cinismo e disincanto. Prospettive che poco si conciliano con concetti come il destino e l'idea di un futuro già scritto che ci attende ineluttabile. E nel corso della mia ormai non più tanto breve esistenza, gli eventi che ho vissuto non solo non hanno scalfito questi miei preconcetti, ma anzi li hanno soltanto irrobustiti, portandomi a osservare la realtà con occhio sempre più scettico e ipercritico. Eppure si dice che c'è un momento nella vita in cui le certezze si dissolvono e che quel momento arrivi per tutti. E tu, ancor prima di essere la donna che amo, sei stato il fattore scatenante di questo momento, un cortocircuito. Pensare che se nell'estate del 2016 non avessi scritto in maniera del tutto casuale una rima con il tuo nome, noi oggi non saremmo qui, da un lato mi fa sorridere e dall'altro mi mette i brividi. Una casualità che sembra più figlia di una sceneggiatura cinematografica che di uno spaccato di vita reale. E nei primi mesi di frequentazione ci siamo anche detti scherzando che sarebbe stato un aneddoto fantastico da raccontare a nostro figlio quando ci avrebbe chiesto come ci siamo conosciuti. E oggi siamo la dimostrazione di cosa si può arrivare a fare per non buttare nel cesso un bellissimo aneddoto. E mi piace pensare che questo assurdo allineamento di pianeti nella nostra relazione ci abbia fatto sentire legittimati a non doverci chiedere più di tanto se stessimo correndo troppo, se ci fosse qualcosa da correggere nella traiettoria del nostro destino, prima di fare passi più grandi di noi, come se tutto fosse già stato scritto, per l'appunto. Sono certo che di cose da correggere ne abbiamo e ne avremo molte, ma so anche che per quanto avremmo potuto posticipare tutto, rimandando un momento più giusto, più adatto, più solido, io e te sappiamo che tutto questo sarebbe dovuto finire comunque così, perché non puoi correggere il fato, perché non puoi combattere l'inevitabile, perché ci sono momenti in cui senti il destino stringersi intorno a te come una mano stretta attorno alla maniglia di una porta, e allora puoi soltanto lasciarlo entrare. E in fondo è stato inevitabile anche raccontarti cose che nessuno dei presenti a questo matrimonio sa di me, segreti che per anni mi sono portato dentro, ma che fin dai primi mesi della nostra relazione sapevo che erano destinati a non restare più soltanto miei. Per anni mi sono nutrito di diffidenze e rancore, un piatto amaro che ho tenuto in caldo anche per te, servendotelo in diverse occasioni. Nonostante il mio istinto di autodistruzione abbia cercato in tutti i modi di trovare qualcosa di sbagliato in te, in noi, alla fine anche lui si è dovuto arrendere all'evidenza dei fatti. Semplicemente certe cose accadono, e noi non abbiamo fatto altro che lasciarci trascinare dalla corrente. Era questa la nostra strada, una strada verso il destino, più che verso una destinazione. Abbiamo collezionato tanti momenti indimenticabili, che difficilmente si riescono a vivere in un lasso di tempo così breve. Nell'abbraccio che ci siamo dati il giorno della nascita di nostro figlio c'era tutta la sincerità, la gioia e la disperazione che due cuori possono contenere. Ma anche le nostre liti, gli scontri e le incomprensioni sono momenti che spesso ricordiamo col sorriso, perché ciò che più conta in un matrimonio felice, forse, non è tanto quanto si è compatibili, ma come ci si relaziona con le incompatibilità. Bukowski diceva che l'essere umano ha due grandi difetti: l'incapacità di arrivare in orario e l'incapacità di mantenere le promesse. Io non posso garantirti che sarò sempre in orario, ma ti prometto che anche se in ritardo ci sarò per sempre.